Buongiorno amiche, bentornate sul mio canale. Cominciamo subito con il nuovo video. Eh, pensavo appunto di fare qualcosa di semplice che piaccia un po' a tutti, che sia facilmente realizzabile perché ho visto che le cose facili vi piacciono di più allora mh, vi condividerò poi il link perché sto utilizzando come vedete un del materiale che avevo era una matassina e l'ho arrotolata come potevo perché si tratta di un cordino da un millimetro elastico ve lo faccio vedere eh, ho già fatto dei bracciali con questo tipo di cordino, sia dorato che argentato. Volevo cimentarmi con questo dorato. Nuovamente mi fa pensare tanto al Natale. In realtà, anche quello argentato, però io amo l'oro. Comunque iniziamo questo bracciale, poi mh, nelle descrizioni del video comunque vi eh, condividerò dei cordini simili o uguali se li trovo perché in un anno possono essere poi cambiate le disponibilità, quindi contateci, vi suggerisco anche il materiale ad un prezzo conveniente. Come iniziamo? Allora, vi faccio vedere innanzitutto l'uncinetto non piccolo per non impazzire, soprattutto perché insomma si tratta di uno spessore notevole, parliamo appunto di un cordino da un millimetro. Iniziamo facciamo questo bracciale. Io ho un polso piuttosto piccolo, non lo faccio che vada bene a me anche per poi potervelo. Fotografare, eh, ho fatto dei calcoli, una prova. Diciamo che con questo uncinetto devo uh, inserire 45 mm, catenelle. Allora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10 Mi interrompo un attimo. Eh, quello che vi raccomando, ecco già all'inizio, tenervi morbide nella lavorazione perché è ovvio che essendo elastico tende poi a, a tirare veramente molto. Quindi 11 12 13 14, 15, 16. Allora, ecco qui per non annoiarvi eh, troppo. Sono andata avanti. Ho inserito 45 catenelle, come vi ho detto. Adesso, la prossima cosa da fare è chiudere queste catenelle. Altra eh, raccomandazione: eh, non lasciatelo. Arrotolare quindi in pratica fate una chiusura eh, fatta bene, cioè eh, diciamo evitate che il bracciale si arrotoli e poi vi ritrovate con una chiusura impossibile praticamente. Allora ecco qui chiudiamo in questo modo. una maglia bassissima e cominciamo la lavorazione due eh, raccomandazioni prendere solo mh, la parte dietro della catenella ve la mostro vi faccio vedere tutte maglie bassissime Anche qui stessa raccomandazione, tenetevi molto morbide, diciamo che ehm, forse vi può sembrare esagerato, ma già da solo il lavoro si stringerà perché è, è normale con la, questo tipo di eh, filato. Quindi proseguiamo così. E io direi addirittura di eh, proseguire a spirale, quindi senza chiudere ogni giro, però vediamo, intanto mh, ci vediamo al prossimo stato di avanzamento alla fine del primo giro e vi faccio vedere cosa è il caso di decidere. ecco siamo arrivati alla fine del primo giro come vi avevo anticipato non è necessario chiudere il giro quindi lo scalino e poi iniziare il secondo è un tipo di bracciale che viene molto bene anche continuando a lavorare a spirale quindi iniziamo il secondo giro sempre tenendo il lavoro piuttosto morbido. Eh, come ripeto, si stringe da solo anche troppo, <ride> quindi eh, poi il bracciale dà fastidio se fissa, eh, tira troppo e ferma proprio la circolazione, ve lo garantisco. Quindi elastico sì per non utilizzare eh, nessuna chiusura però che sia piuttosto comodo il numero delle maglie poi eh, lo studierete in proporzione mm, calcolate che io ho 17 di polso e metto 45 maglie con questo uncinetto comunque vi darò qualche alternativa per le taglie proseguiamo in questo modo credo che sia abbastanza semplice sempre maglia bassissima cercando comunque col eh, primo giro l'ho fatto bene non ho eh, assolutamente arrotolato il lavoro cercate di continuare così eh, che è importante, ma comunque non avanti con i giri. Si sistema, viene una bella maglia lavorata. Ci vediamo al prossimo stato d'avanzamento. Ecco, sto finendo praticamente il, tre, il sesto giro, 6. E, ovviamente eh, anche se non c'è gradino ed è a spirale me ne rendo conto perché c'è il filo d'inizio finisco il giro e poi vi faccio vedere come proseguo quindi sei giri che danno questo tipo di risultato molto grazioso perché tende leggermente Incurparsi quindi eh, come vedete mh, ha un aspetto un pochettino più rigido rispetto all'inizio anche se eh, comunque resta elastico quindi entra benissimo nel polso per questo vi dico dovete sempre lavorare in maniera morbida. Allora adesso iniziamo e facciamo uno stacco, quindi in pratica 1-2 catenelle che sostituiscono eh, la maglia alta, una catenella sempre mi raccomando rimanendo morbide nella lavorazione. E poi facciamo una maglia alta saltando una catenella di base sempre prendendo il filo, um, si dice in costa dietro. Poi di nuovo una catenella molto morbida, saltate una maglia di base e fate una maglia alta. Proseguendo così per tutto il giro, quindi una catenella, saltate una maglia di base e una maglia alta. Diciamo viene un oro aggiorno, qualcosa di mh, trasparente che stacca. Proseguiamo per tutto il giro e poi vi faccio vedere come continuare. Allora, ecco qui, mm, vi faccio vedere come ho proseguito. Ho finito il giro con il nostro orlo a giorno, chiamato in pratica il filè: quindi mm, il filè, però, soltanto con una mm, maglia catenella. Quindi una maglia alta, una catenella, un'altra maglia alta. Adesso dobbiamo andare a riprendere l'esecuzione del nostro bracciale sempre nello stesso verso. Mi regolo per la fine del giro da qui, ma poi in effetti diventa un lavoro a spirale senza chiusura. Mm, almeno non si vede neppure il gradino quindi eh, proseguiamo così mh, questa non faccio neppure la catenella perché do, dopo mi eh, riattacco a questa e mh, vado a lavorare la prossima maglia bassissima poi una maglia bassissima nella maglia alta un'altra maglia bassissima nella catenella, eh, quello che mi raccomando è sempre appunto lavorare morbido e soprattutto prendere la costa dietro perché eh, il verso e il lavoro non cambi. Proseguo anche questo. In realtà, mh, è inutile che vi faccio vedere la lavorazione di un giro perché è esattamente identica a tutto il resto. Eh, in pratica, devo continuare per sei giri esattamente come ho fatto per la prima fascia. Questo risulterà un tramezzo tra una e l'altra. L'effetto dall'altra parte ve la faccio vedere poi è esattamente il contrario perché il bracciale si incurverà leggermente. Ci vediamo per lo stato di avanzamento non appena ho lavorato qualche giro. Ecco sto terminando il sesto giro di maglia bassissima. Sempre le stesse eh, raccomandazioni. Mi raccomando, non stringere, cercare di lavorare morbido. Sembra impossibile, ma ehm, quando montiamo le maglie sembrano tantissime: 45 maglie. Ma vi assicuro che è un bracciale ehm, ecco. Adatto al mio polso, poi sarà che questa è una cosa personale. Io non riesco ad avere nulla che stringe molto qualcuno. Invece, ho visto che parte bracciali abbastanza stretti. In ogni caso, scriverò le indicazioni eh, con i centimetri esatti che escono fuori utilizzando questo uncinetto. Voglio farvi vedere, ho quasi finito il giro, voglio farvi vedere la fine, quello che è un pochino il risultato prima di chiudere. Ecco qui, proseguiamo. Ovviamente. L'altra raccomandazione è di chiudere sempre di prendere sempre la costa dietro in maniera che tutte le maglie risultino uh, regolari. Ecco qui, ho quasi finito. La tendenza è di eh, arrotondarsi un po' come lavorazione, sembra quasi un bracciale tondo, curvo. Qui. mi regolo ovviamente alla fine del giro con il filo dell'inizio la maglia bassissima certo non dà spessore e non crea il gradino in ogni caso adesso voglio solo farvi vedere l'effetto è molto carino tende così ad incurvarsi un po eh? quando è indossato diciamo veramente è grazioso non so se rende eh, l'idea però poi ve lo farò vedere indossato è come se fossero due bracciali uniti da questo motivo allora, adesso l'unica cosa da fare è fermare i fili, chiaramente con l'uncinetto li mando dentro e vi condivido il, il video. Mm, auguro a tutte, eh, buon lavoro, alla prossima.